ragazze, bentornate nel canale, benvenute in questo nuovo video. Come avrete letto dal titolo, oggi video haul. Ho fatto un po' di shopping ultimamente, poche cose, niente di che, però ve le volevo far vedere. Sono stata al centro commerciale Campania, per chi è delle mie zone sicuramente lo conoscerà, perché ero alla ricerca di un abito da indossare all'evento al quale ho partecipato, alla convention di Umica, l'azienda con cui sto lavorando e di cui sicuramente avrete già visto il videovlog. E appunto ero alla ricerca di un vestito da mettere quella sera e ho comprato sia il vestito sia altre cosine. Allora, parto subito dal vestito che ho indossato quella sera ed è un vestito di Jennifer. Io adoro questo negozio, mi piace tantissimo. Da quando l'ho scoperto vado sempre solo lì, perché soprattutto per quanto riguarda i pantaloni mi piacciono tantissimo e ha tantissime cose carine, sia un po' più eleganti, sia un po' più sportive, sia un po' più casual, insomma veramente molto molto carino come negozio e poi ha dei prezzi molto molto abbordabili, insomma. Allora, vi faccio vedere il vestito, ve lo faccio vedere sia diciamo a mano, però poi vi metto una piccola clip in cui ve lo faccio vedere anche indossato. Allora, il vestito in questione è questo, è un vestito, come potete vedere, lungo, arriva a me almeno alla caviglia e è fatto appunto così stretto, elastico. A me piacciono tantissimo i vestiti aderenti, trovo che è la tipologia di vestito che più mi sta bene. Ho provato a mettere anche gonne un po' più larghe, vestiti un po' più ampi, però non mi stanno particolarmente bene. Io lo cercavo proprio così e quando l'ho visto ho detto no, ecco il vestito che stavo cercando, lo devo provare e infatti mi piace tantissimo. Di questo vi lascio qui il prezzo perché avendolo già indossato ho tolto il cartellino, ma ve lo lascio scritto da qualche parte. Ora, sempre da Jennifer, vi faccio vedere le altre cose che ho preso. Allora, ho preso questi pantaloni qui, neri. Come al solito vado sempre su pantaloni neri, ultimamente mi piace tantissimo il jeans nero. Questo è fatto in questo modo, è particolare qui sul ginocchio, non so se si può vedere come è fatto, è molto molto stretto, cade alla caviglia e infatti questo è super skinny, perché da Jennifer sono divisi appunto in skinny, super skinny, vita alta, insomma sono divisi per categorie e questo fa parte della linea super skinny, infatti è strettissimo e di questo, se vi può interessare, io ho preso una 40, carinissimo. Poi ho preso il pantalone, aspettate, questi pantaloni qui li ho pagati 29,99 €. Ok, poi ho preso sempre da Jennifer questa magliettina qui, questa sorta di maglioncino, però molto sottile, non è proprio di quei maglioni pesanti, perché a me non è che piacciono particolarmente, tendono ad ingrossarmi, preferisco le cose aderenti. E questo mi era piaciuto già quando ero stata a fare un giro così, mi aveva colpito tantissimo perché appunto è bello stretto e poi mi piace la fantasia a righe bianche e nere, quindi quando l'ho ritrovato sono stata felicissima e l'ho preso. E questo l'ho pagato 15,99 €, di questo ho preso una XS. Poi sempre lì ho preso questa magliettina che vi ho fatto vedere nel vlog, però quella era di un tessuto un po' diverso ed era di un altro colore, era grigia se non erro, o beige, una cosa del genere, e mi piaceva, però non mi colpiva particolarmente il colore e infatti poi ne ho presa un'altra molto simile, però nera, questa qui. Questa è molto carina, ha lo stesso tessuto dell'altra più o meno, però la particolarità è appunto che ha le spalle scoperte, come potete vedere, e mi piace tantissimo anche lo scollo avanti perché è comunque una bella scollatura, non molto profonda ma nemmeno troppo accollata. Questo ha la manica a tre quarti e questa l'ho pagata 17,99 €. Poi, ultimo capo che ho preso da Jennifer era sullo stand di capi in sconto, diciamo, forse perché è della collezione estiva, infatti l'ho pagato al meno 50%, ed è appunto questo body qui, mi è piaciuto tantissimo
il colore e la fantasia. Vedete, è fatto a body e dietro è molto particolare. Logicamente è un capo molto estivo, ma io l'ho pensato per andare a ballare, per andare nei locali, insomma, quando fa particolarmente caldo. In questi posti fa particolarmente caldo, quindi è molto carino. Poi mi piacciono tantissimo questi qui fatti a body, perché sono comodi, stanno nei jeans e non si muovono. Questo è molto carino e questo da 12,99 euro, l'ho pagato 6,50 euro, quindi la metà. È stata questa borsa qui, molto 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 carina. Ho sempre desiderato una borsa fatta con tutte queste frange, però ogni volta che la trovavo in negozi costava tantissimo, e spendere tanti soldi per una borsa, io che la borsa la butto ovunque, praticamente per terra, la lascio lì, la dimentico ovunque, era uno spreco. Invece questa era in saldo al 50%, però adesso non ricordo esattamente, mi pare che se non sbaglio è venuta 13 euro. Poi vi lascio sempre il prezzo qui, ed è appunto questa borsa nera molto molto carina, sempre fatta più o meno come piace a me, quindi nera in semipelle con queste borchiette, dentro è molto capiente. Io adoro le borse grandi perché ci metto di tutto, quindi mi servono molto grandi. Adesso vi faccio vedere quello che ho preso da Alcott, ed è un altro dei miei negozi preferiti perché ci sono tantissime cose che costano pochissimo. Però questa volta ho preso solamente un capo perché eravamo un po' di fretta, non è che avevamo tutto questo tempo per fare shopping, quindi ho preso un solo capo. Mi serviva un altro paio di jeans, e ho trovato questi che costavano solamente 15,99 euro. Questa volta li ho presi blu, nel classico color jeans. Sono molto molto semplici, non hanno niente di particolare, sono semplicemente dei jeans blu, però così semplici di questo colore non li avevo, quindi li ho voluti prendere. Anche questo è bello elastico, mi piacciono tantissimo i pantaloni così, vedete. E questo è con la vita alta, io preferisco decisamente i pantaloni a vita alta perché li trovo più comodi. Cade molto stretto sotto e mi piace tanto. Penso di ritornare da Alcott a prenderne altri, perché se non sbaglio di questo modello ce n'erano anche di altri colori. Sono stata da Decathlon perché mi serviva qualcosa per la palestra, dato che sono quasi 2 mesi che mi sono decisa di iscrivermi in palestra, e quindi mi servivano delle cosine. Avevo già qualcosa per andare in palestra, ma leggings, canotte, diciamo un po' così, quindi volevo un completo bello carino da mettere in palestra. Vi faccio vedere prima i leggings. Questi sono neri, di questi c'erano diversi modelli, nel senso che erano uguali, però c'erano quelli più corti, un po' più lunghi, a pantaloncino, e questi sono quelli che arrivano alla caviglia. Ce n'erano anche di più lunghi, di più corti e poi addirittura a pantaloncino. Io ho preso quello classico, come appunto questo nero che ha questa cintura grigia e fucsia. Ho preso poi da abbinare su leggings questa canotta a soli 5 euro, di questa mi ricordo il prezzo, e sono le classiche canotte di Decathlon, quelle basic, ed è appunto questa canotta in microfibra rosa, fatta così con lo scollo all'americana dietro. E questa l'ho pagata solamente 5 euro e c'era in tantissimi colori, e c'era anche la versione a mezza manica, però io mi trovo meglio con la canotta, trovo che siano più semplici, cioè no, più semplici, più comode, e quindi ho preso la canotta. E infine, sempre da Decathlon, ho preso questo paio di scarpe per soli 10 euro. C'erano anche queste in diversi colori e le ho prese grigie con i laccini fucsia, ovviamente da abbinare, e queste le ho pagate solamente 10 euro. E niente ragazze, quindi questo è stato tutto il mio shopping dell'ultimo periodo, sono pochi pezzi ma penso buoni. Fatemi sapere voi che cosa avete acquistato, e niente, io vi mando un grosso bacio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao.